l'Italia è proprio il paese non del risorgimento e del rinascimento, ma della resurrezione. È un paese dove è un miracolo permanente. Voi non potete sapere cosa può fare quel paese. Qualcuno, quando ci si vede, si sente proprio, c'è il sangue che ci batte addosso. Questo è un momento straordinario per l'Italia, non della speranza, non è così un momento, è un momento straordinario. Straordinario perché la speranza, poi volevo dire, si manifesta, diciamo, nella disperazione compiuta. Quella è la speranza, è una parola divina, quindi è soave e terribile. Ma dico che è il paese del miracolo permanente dai secoli. Non potete sapere quanto ne abbiamo passate, ma io non è che tanto l'Italia, dico, ogni luogo ha le sue grandezze e le sue magnificenze, no? Io vengo da là, diciamo, e quelle cose mi pulsano dentro con una gioia, e dirle mi dà una gran soddisfazione. Gli italiani hanno inventato il violino, il pianoforte, dato i nomi alle note, alfabetizzato la musica, hanno inventato lo sfumato, hanno inventato in quel periodo l'affresco, la prospettiva, il manierismo e il barocco, tutte invenzioni italiane. Sono morti a Lepanto sotto le insegne di Venezia per difendere l'Europa, hanno difeso l'Europa, hanno inventato le strade con i romani, il diritto. Dalla mattina alla sera in giro per tutta l'Europa, in Belgio quanti ce n'è stati, a raccogliere, catalogare, archiviare, riscrivere il pensiero, la filosofia, l'agricoltura, la scienza, la poesia, la perfezione stilistica dell'architettura con la cupola del Brunelleschi insuperata, Adriano, le basi di tutta l'architettura. Pensate, e quante volte sono andato a fondo, saccheggiati. Beh, in Italia hanno portato via continuamente tutto, e quante ne rinate di cose straordinarie, non ne potete sapere. È il paese della resurrezione, e poi arriva il risorgimento, l'unità d'Italia. Un paese dove è nata prima la cultura e poi lo Stato e la nazione, un caso unico nella storia dell'umanità, ma la più grande cultura di tutti i tempi. Sono qua per dirvi la grandezza e la gioia.